Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo sempre a Cleto, dove prosegue appunto l'impegno dell'Università UVAP di Venezia nell'ambito delle attività didattiche di ricerca per la valorizzazione dei borghi. In mia compagnia è il professor Armando Dal Fabbro, che insegna composizione architettonica e urbana nel Dipartimento di Architettura e Costruzione e Conservazione appunto dell'Università di Venezia. Ci vuol spiegare l'importanza di questa iniziativa? Perché poi, a quanto ho capito, è un corso di laurea. Sì, un corso di laurea in conservazione. Sì. E oggi più che mai diventa molto importante questo rapporto con l'esistente. Ormai il futuro della progettazione sarà e si rivolgerà all'esistente, alla conservazione, al costruire sul costruito. Sono temi che noi stiamo affrontando già da alcuni anni all'interno del nostro dipartimento e in particolare all'interno del corso di laurea Architettura per il Nuovo e l'Antico. Lei ha visto, diciamo, ha rilevato studiando, diciamo, i luoghi di Cleto ma anche di Conflenti, perché ho visto che comunque si parla di questi due territori, attinenze con altri luoghi simili? Sì, innanzitutto va detto che sono luoghi particolarissimi, sono luoghi che hanno una specificità unica. Credo che sia molto importante all'interno di queste diverse specificità trovare quegli elementi di unità e provare a verificare l'usabilità, no, di queste specificità anche a livello generale. Il riferimento, capire se ci sono luoghi, diciamo, che hanno delle analogie, questo sì, analogie molte anche con tantissimi altri borghi, che sono, l'Italia è piena di borghi particolari, no? E la forza e la bellezza credo che si risieda, e l'importanza risieda proprio in queste particolarità. Cleto, come altri borghi della Calabria, dovrebbero secondo me avere la forza di trovare, di legarsi in una sorta di consorzio per costruire una rete, perché oggi ancora una volta diventa sempre più importante lavorare sulle relazioni che si possono avere tra i diversi borghi e quindi tra le diverse identità e specificità che ogni paese ha rispetto al territorio. Ecco, questo tema del territorio è fondamentale, sì. Però per poterlo portarlo su un piano di forte riconoscibilità ha bisogno di essere unito e quindi di ritrovare quell'unità che forse aveva in origine, e questo è un altro elemento di specificità di questo territorio. Professore, un'ultima domanda, siccome è un corso di studio, quindi si parla di ragazzi che si avvicinano alla cultura e comunque hanno la possibilità di studiare non soltanto la storia attuale ma soprattutto una storia passata. Cleto, ma come tanti altri borghi, ne rivestono in importanza anche sotto il profilo dei lavori che si sono persi e magari a livello culturale vengono ripresi magari in chiave moderna. Sì, questo rapporto tra nuovo e antico è fondamentale oggi e credo che sia proprio per sapere cosa ci aspetta il futuro bisogna guardare al passato. Credo che questa sia, diciamo, la chiave di volta di ogni, ma non soltanto del nostro mestiere, come mestiere di architetto, come la professione dell'architetto, e da parte nostra come la professione di docenti che devono poi in qualche maniera trasmettere i saperi, ma soprattutto credo che sia un fatto che appartenga a tutto il mondo, no? A tutto il mondo dei mestieri, quello di sapere e di avere una grande attenzione verso quello che ci ha preceduto, per poter fare meglio e cercare di evitare gli errori del passato. Perfetto, io ringrazio il professor Armando Dal Fabbro, Liberi TV, Riccardo Cristiano, Cleto.